Non ci credo, ma... giusto in tempo! No, vabbè! Ma già c'è tempo! Benvenuti in Salita Stories! È tornata Granny! La nonna cattiva! È uscito il nuovo gioco di Granny! Granny 3! Oggi lo proveremo assieme! Noi non ci abbiamo mai giocato, quindi sarà la prima volta che ci giochiamo assieme a voi! Alla fine del video date un voto a questo gioco da 1 a 10, anche noi daremo il nostro voto! Penso che sia molto pauroso e che ci siano un po' di novità! Lasciate un bel mi piace qua sotto, se questo video raggiunge 10.000 mi piace ci sarà un altro video con Granny! Mettetevi comodi, prendete popcorn e iniziamo subito! Eccolo qua, Granny 3! Ok, andiamo! Play. Facciamo facile, sì, perché ho l'impressione che ci sfracelleremo un sacco di volte. Sì. Qua bisogna scegliere se mettere Granny Grandpa o entrambi. Mettiamoli entrambi. Ok. Che succede? La casa di chiuso Granny. In prigione? No, questa è la sua casa, penso. Ah, l'entrata, il cancello. Wow, sembra già molto inquietante. C'è una camera lì, ci sta già spiando? Ma che bella la casa, era così anche prima? No. Ha fatto. Si è chiuso il portone. Ha comprato una nuova casa più grande. Ma c'è. Non è molto rassicurante questa casa. C'è i coccodrilli dentro quell'acqua lì intorno alla casa. Infatti, ha tirato sul ponte. Bene, non possiamo più scappare adesso. Una macchina distrutta. Stiamo per entrare. Ho cambiato idea, non entriamo. Vediamo. Aiuto. Il nonno. Ma che c'ha un nonno? No, ma abbiamo già perso. No, uno. Giorno 1. Ok. Ok, ci siamo svegliati. Siamo in, prigione. Quindi il nonno ci ha catturato e ci ha messo in prigione. La porta in casa. Non si apre. Una chiave forse. C'è qualcosa lì sì, per terra. Sì, che cos'è? È uno di quegli attrezzi per aprire le porte. Ok, siamo già riusciti a scappare. Vedi, bisogna aprire la porta così, tenendo premuto. Però potrebbe arrivare se sente dei rumori. Eh sì. Aiuto. Abbiamo aperto la porta. Per fortuna. Non c'è. Chi era? No, vabbè. Slendrina? È sparita? Cosa ci faceva qua? La figlia di Granny, Slendrina? Perché è apparsa all'improvviso? Non lo so. Iniziamo bene. Andiamo ad so esplorare. Già che mi spaventerò un sacco in questo gioco. Allora, questo va aperto anche con questo. Aiuto. Credo ci sia uno scheletro là dentro. Di chi? Non lo so. Ciao. Degli scorsi giocatori che non sono riusciti a uscire dall'escape room. Mamma mia, ho paura che io da un momento all'altro esca sull'entrina adesso. Ci sono delle scale e una porta che non ma si apre. È fatta benissimo comunque la casa in questo nuovo gioco. C'è qualcosa lì. Cos'è questo? Wow, ma adoro la casa così paurosa. C'è il nonno! Il nonno! Scappa! Cos'era? Cos'era? Aiuto! Aiuto, ci ha preso! No, vabbè. Perché andavamo così lenti? Versione facile! Siamo già morti una volta! No. Giorno 2! Ho come l'impressione che non riusciremo! È un po' difficile! Gioco. Per fortuna abbiamo scelto facile! No, adesso c'è Slendrina! Aiuto, aiuto, no, aiuto! Non c'è Slendrina! Allora, questa porta l'abbiamo aperta prima, giusto? Sì. Ok. Forse era me. L'avete vista? Granny! Ma già c'è tempo! Slendrina! Ma Slendrina è stata messa apposta per farti prendere degli infarti. Secondo me sì, qui c'è qualcosa. Si apre! No, ci vuole la chiave. Giorno 3. Non siamo neanche riusciti a salire al piano fin sopra. No, vabbè. Ma mi fa scorrere. Ma perché? Slendrina ci ha eliminato così. Giorno 4. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai, non ci credo. Siamo già morti 4 volte. Allora, adesso dobbiamo andare veloci, secondo me, perché sennò Slendrina qui all'improvviso corri, ci compare. Allora, via. Gira. Va a venire un sacco di ansia comunque questo gioco. Secondo pauroso. Me è più pauroso di Granny 1 e 2. È vero. Allora, qui ci sono dei proiettili, ho visto. Però prima dobbiamo assemblare l'arma, immagino. Ah, siamo usciti. Beh, adesso però che cos'è? C'è qualcuno che ci sta sparando? È arrivato il nonno! Ma, non
riusciamo a scappare. Perché andiamo così lenti? Ha sparato un tranquillante, tipo. Ci ha colpito? Che cosa c'è? È bloccato da un lucchetto, però, questo capanno degli attrezzi. Quindi dobbiamo trovare una chiave. Qui c'è qualcosa che sberluccica. Forse la chiave. Che cos'è? Vediamo. Una pietra. Forse la possiamo... Tiraia! Non me la fa selezionare! Non me la fa selezionare! No! Cioè, ci ha preso una volta il nonno, una volta Granny e due volte Slendrina. Giorno 5, l'ultimo giorno. Dai, okay. Proviamo a però abbiamo la pietra? Ma che possiamo fare con la pietra, tra l'altro? Non si sa. Proviamo a esplorare la parte di sopra, prima che arrivino il nonno o la nonna o Slendrina o chissà veloce. Chi altro veloce, c'è. Veloce, andiamo veloce. Non mi fermerete, non mi fermerete. Vediamo che... Oh, inquietantissimo. Oh, io mi sono nascosto. Non ci credo, qua? Giusto in tempo. Bravo che ti sei nascosto subito. È perché l'ho sentita. Comunque è anche molto meglio la grafica, si vede super bene. Sì. È stato fatto proprio bene. Vuoi giocare a nascondino? No, grazie. Non so se uscire però adesso. Sì, dai, non tornerà subito qua. Qui non c'è niente. Ci sono un sacco di cose da esplorare in questa casa poco. Allora, lei è andata di là? Noi saliamo sopra allora. Io? Piano. Che ansia. Allora, qui sembra ok. Andiamo a vedere che c'è in questa porta. Cos'è questo? Il bagno? Wow, ma è enorme questa casa. Sì, è il bagno con lo specchio rotto. La musica non aiuta. Io mi vado a nascondere qua dentro. Io ho paura che arrivi. Cos'è? Perché ti sei messo a tirare l'acqua adesso? Arrivano tutti e tre. Io scappo. Ti conviene nasconderti subito. Vediamo che cosa c'è qui. Ma perché vado così? No, te l'avevo detto. Non devi fare rumore in questo gioco, altrimenti arrivano tutti. No, non sto facendo rumore. Che cosa c'è qui? Da mangiare? C'è del cibo? No. Non pensare al cibo adesso, nasconditi. Che cos'è? Mi nascondo qui. Oh. Ups. Sono caduto. Dove? Non lo so. Un passaggio segreto. È tipo un ascensore. Solo che manca l'ascensore. Siamo intrappolati qua dentro. Ah, ecco. Ho trovato l'uscita forse. In cucina. Posso prendere una padella? Gli do una padellata in testa? No. Non c'è niente. Ma non c'è niente in cucina questo. Io voglio mangiare. Sono riuscito a scappare. Come hai fatto? È perché bisogna muoversi veloce con Slendrina. Mamma mia, che ansia. C'è qualcuno. No, non c'è nessuno. È la musica che lo fa apposta così. Ma sopra siamo già saliti? No. Questa è una... Andiamo? Ci ha messo in macchina, Granny. Che brutta. Il nonno. Ma no, la dinamite. E loro rimangono. Ha colpito anche loro. Certo che sono un po' tonti tutti e due. Ok, riproviamo ma con la modalità pratica, esatto. Fantasma, così non c'è né il nonno né la nonna né Slendrina, almeno possiamo esplorare un po' la casa. C'è scritto che loro sono in vacanza. Nella modalità fantasma c'è scritto il nonno e la nonna sono in vacanza. Ve li immaginate in bikini in spiaggia? No, il nonno e la nonna sono in vacanza, Slendrina è qui. No, siamo dai, se siamo in modalità fantasma, spero che anche lei sia andata in vacanza con loro. No, questa è modalità pratica, quindi magari c'è anche Slendrina. Speriamo di no, però. Spero di no, perché mi fa venire un infarto ogni volta che la vedo. Esploriamo meglio la casa. Sì, esatto. Ok, aperta anche questa porta. Allora, qui, se non sbaglio, c'era... Non so perché ho lo stesso l'ansia, anche se so che il nonno e la nonna sono in vacanza. Ti ho detto che c'era Slendrina, guarda. Uffa, non si può stare tranquilli un momento. Allora, in questi cassetti non c'è niente. Proviamo ad aprire questa porta. Allora, questa porta porta fuori. Questa porta prima non l'abbiamo aperta. Cos'è questo? Qui direi che non c'è niente. Fa, dove le avranno nascoste queste chiavi? Cos'è questo? Il pianoforte? Basta, dai. Slendrina, ci metti paura? Beh, smettila, così arriva Slendrina. Basta. Mi diverte troppo. La chiave, questa porta è chiusa. Forse qua dentro allora la chiave. Vediamo. Interessante. Ci sono due porte.
Allora, questo abbiamo visto lo scarico che funziona. C'è una chiave qui. Cos'è questa? Ma prima non c'era, è comparsa. Ah, adesso. La chiave del magazzino là fuori. Quindi andiamo a vedere. Fuori. Sì, andiamo a vedere che c'è fuori nel magazzino. Sì, almeno vediamo qualcosa di nuovo. Eccoci qua, apriamo. Vediamo cosa c'è. Cos'è questo? Un generatore. Non puoi attivare il generatore. A cosa serve? È per l'elettricità, immagino, no? Quindi togli le... Ah no, metti le luci, metti... perché è già tutto buio. Cos'è questo? Ah, questo è un pezzo di tavolo. Cosa ci serve per tirarlo in testa? Questo è bene. Continuiamo ad esplorare. Vediamo se troviamo qualche altra chiave. Beh, questa la lasciamo qui per il momento. Andiamo, continuiamo ad esplorare la casa. Allora, qui siamo passati. Saliamo sopra da questa parte. Okay. Ah no, c'era un'altra porta da aprire qui, se non sbaglio, vero? Sì. È enorme questa casa proprio. La sala da pranzo. Da pranzo con Mamma mia! Ogni volta mi fa prendere un colpo, Slendrina. Ah, ma questo è lo stesso corridoio? Sembra una porta nascosta questa. Dici? No, penso che sia quella del corridoio. Vediamo. Sì, è quella del corridoio. Guarda. Ma qua è caduto un pezzo di soffitto. Sopra? Dobbiamo provare a salire la soffitta. Eh sì, andiamo adesso. La soffitta! La soffitta paurosa, adoro. Allora qui se è paurosa ci sarà Slendrina. Wow. Spero di no. Apriamo queste porte. Ma che c'è qui? Cos'è questo? Un computer? Non funziona, c'è scritto. Ci sono... Mamma mia, è brutta! Non si toglie! Maledetta! Scappa! Per un pelo! Oh, ma non c'è niente in questi cassetti. Che li mettono a fare se non nascondono niente? Allora. Tra l'altro queste scale hanno una certa somiglianza con le nostre scale che portano alla soffitta. Vero. Avete presente? Ci sarà un granny pure lì? Siamo fuori! Siamo tipo fuori dalla casa? Ma... c'è qualcosa, c'è qualcosa lì. Non riesco a prenderlo però, devo uscire fuori. Attento a non cadere giù. No, come faccio a cadere? Bang! Ah, un pezzo di legno. Perché? Vabbè, lo butto giù che magari ci può servire. Pensavo che trovassimo qualcosa di molto interessante, invece un pezzo di legno. Ah, possiamo anche salire sul tetto. Vediamo. Wow. E dove possiamo andare qua? Vediamo. Una sedia a rotelle. Che cosa? Di chi è? Ah, qui c'è un ascensore tipo. Piena di misteri questa casa. Che succede se premo questo bottone? Non c'è l'elettricità. Ecco perché bisogna attivare l'elettricità là in quella. È vero. In quella capanna degli attrezzi. Per attivare l'ascensore, così uno si può muovere liberamente. C'è qualcosa laggiù. Una ruota? Riusciremo a passare lì? Ma forse qui ci serve quel pezzo di legno che abbiamo preso che è fuori. Ah, questa è la culla. Di chi? È la culla dove mettere il figlio di Slendrina, no? Non il figlio, l'orsacchiotto, non ti ricordi la storia? Andiamo a mettere l'orsacchiotto. Quindi sarà anche qua? Eh sì, penso. Mamma mia, perché abbiamo mosso la culla e lei si è agitata tutta. Ovviamente. Ok, abbiamo preso il pezzo di legno, ora dovremo riuscire a passare in quel buco e prendere quell'oggetto. Quindi dobbiamo salire sopra, uscire da sopra il tetto e andare in quella stanza lì, per poter prendere quell'oggetto, sì. Ah no, pensavo fosse Slendrina, invece una colonna. Allora, adesso saliamo sul tetto. Eccoci, rientriamo nel buco del tetto. Vediamo se funziona il nostro piano, speriamo di sì. Ma forse non è qui che va. Sono caduto dal tetto. Però ho scoperto che c'è qualcosa in macchina. Ah sì? Che cosa c'è? Non hai visto? C'era qualcosa che sberluccicava in macchina. Forse troviamo finalmente le chiavi. Vediamo che cosa c'è in macchina. Ho visto qualcosa che sberluccicava. Non si apre questa macchina. Eccolo! L'orsetto di Slendrina. Sì. Andiamo a metterlo così almeno. Si arrabbierà tantissimo però. No, se penso scopre che l'hai preso si arrabbia tantissimo. No, penso ci lascerà tranquilli. È vero? Non penso. Ok, proviamoci. Quindi lo metti nella culla? Sì. Ti ricordi dov'era, bro? Che paura! Scappa, bro! Scappa! Ti è arrabbiata tantissimo! Eccoci qua, ovviamente Slendrina ha ripreso suo figlio, l'orsetto. Ok, torniamo. Cosa vuoi prendere? Voglio prendere quest'asse di legno. Ah, che prima non siamo riusciti Dai, però è sempre addosso così. Se fossimo riusciti a mettere l'orsetto nella culla. Ah, qui l'orsetto. Adesso, l'ho lasciato lì. Adesso che troviamo la stanza lo mettiamo, allora, dai. Lei poi rimane nella culla e non ci insegue più, vero? Non dovrebbe. Forse l'ho messo qua. Qui? Sì, bravo. Okay. Vediamo. Ho scoperto un altro passaggio. E adesso? Forse devi riprenderlo e metterlo Dici? Lì? No,
No, non me lo fa riprendere. Allora prova a passare. Siamo qui. Oh, perfetto. Wow. Ho capito. Quindi adesso possiamo prendere questo, che è l'ingranaggio. Quindi siamo riusciti a prendere anche questa qui. Piano, piano. Ok. Adesso però, visto che abbiamo l'orso, proviamo a cercare la stanza. Non mi ricordo dov'era però. Dai però, Slendrina. Lasciaci in pace, almeno in modalità pratica. Ah, ma forse questo qui ci serve nel giardino per mettere l'elettricità? Nella capanna degli attrezzi? Nella capanna degli attrezzi, forse. Forse sì. Questo attrezzo ci serve nella capanna degli attrezzi. No, vabbè. Bene, questo era Granny 3. Se volete che lo continuiamo e che scopriamo tutti i puzzle, i segreti, i misteri, lasciate un bel mi piace. Che voto gli diamo finora? Ma io gli do un 10 perché è bellissimo. Caspita. E pauroso. Sì, io sì. Gli do un 9 perché Slendrina mi fa venire degli infarti. È vero. E voi che voto gli date? Che voto gli date? Lasciatecelo già scritto giù nei commenti. E ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione. Ciao.